Ai ai ai. Oh, bene. Stamattina avete visto il video che ho postato sui miei bambini? Che belli che sono, eh? I might be small, ma God is big. Posso anche essere piccolino, ma il mio Dio è grande. Cantavano. Che belli, che belli. Oh, prima di cominciare preghiamo, perché stasera sono stanco e non... Ho fatto quell'intervento e niente, vediamo, aspettiamo tutto quanto. Va bene, comunque, grazie papà per questa sera, grazie per questi momenti insieme, grazie per le persone preziose dall'altra parte di quello schermo. Aiutami, Signore, ad essere diretto, chiaro, semplice e che in qualche modo possa portare un alito di vita nelle loro vite. Grazie papà. Amen. Allora, prima di cominciare... Vi chiedo di essere un attimo indulgenti con me stasera, perché l'argomento è parecchio, come si dice in inglese, touchy, scabroso. Ma vi chiedo solo di considerare le prove scritturali che vi sottoporrò e poi trarre le vostre decisioni da lì, possibilmente, e non da quanto avete sempre creduto. Spero di esservi di benedizione stasera. Oh, bene. La maggior parte dei cristiani medi sono cresciuti con una definizione della parola che è particolare del protestantesimo e deriva dalla famosa dichiarazione di Martin Lutero, una dei suoi cinque solo o sola, sola scrittura, sola fide, sola grazia, solo Christus, solo Deo gloria, solo la scrittura, solo la fede, solo la grazia, solo Cristo e solo tutto per la gloria di Dio. Dichiarazione base della riforma protestante del 1500. La protesta di Martin Lutero era basata unicamente sulla rivelazione che il monaco tedesco aveva ricevuto soprattutto dalla lettera ai Romani della veridicità della scrittura sopra la tradizione, l'autorità e la gerarchia della Chiesa Cattolica del tempo. Da quel momento in poi la Bibbia uscì dalle casseforti ecclesiastiche che la tenevano nascosta e iniziò ad essere resa pubblica. La prima Bibbia fu stampata in Gutenberg nel 1455 e nei secoli a seguire, grazie appunto alla stampa e a questa riforma, la Bibbia entrò in ogni casa, culminando la sua disseminazione nel XX secolo, quando praticamente ogni cristiano possedeva una Bibbia, se non due. O in America una dozzina, o io, che ne ho più di 20. E così gradualmente il libro, iniziò nella mente della Chiesa ad assumere un posto d'onore e di predominanza che non gli spettava. Stiamo parlando stasera della differenza fra la parola con la P maiuscola e la parola con la P minuscola. La Bibbia come libro, per quanto meravigliosamente pregna dello spirito di rivelazione della parola di Dio, non è il quarto membro della Trinità. Non è sacro e non è perfetto. Non dobbiamo esplorare tanta scrittura per confermare, ho detto come libro, non fatemi dire cose che non ho detto. La parola di Dio è perfetta, il libro non è perfetto, ok? Non dobbiamo esplorare tanta scrittura, come non è perfetto, Marchio? Ma ragazzi, ma andate a vedere un attimino, vabbè, lasciamo perdere. Ci sono 400 traduzioni diverse, ci sono vabbè. Quindi non dobbiamo esplorare tanta scrittura per confermare ciò che ho appena detto. Giovanni 1, dall'1 al 4, dice, stiamo parlando che la differenza tra la parola e la parola con la P maiuscola e la parola con la P minuscola. Giovanni 1, dall'1 al 4, nel principio era la parola. Oh, non dice nel principio era la Bibbia. Dice nel principio era la parola. E la parola era presso Dio e la parola era Dio. Egli, si può dire egli di un libro? No, egli, la parola, era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, non del libro, la parola, e senza di lui, senza nessuna delle cose fatte è stata fatta.
In lui, non nel libro, in lui, in questa parola, era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E sappiamo benissimo chi è questa parola. La parola non è altro che il Figlio di Dio, non è altro che Gesù Cristo. Questo è il motivo per il quale Giovanni dice, e lo chiama egli, lui, e cioè non parla del libro, parla di Gesù Cristo, parla del Figlio di Dio. Giovanni 1,14 dice: la parola si è fatta carne, non carta. Rimodelliamo un attimino il modo in cui vediamo queste cose, perché abbiamo quasi idolatrato questo libro, ragazzi. Ti rendi conto che non ti puoi azzardare a dire qualcosa che ti dicono no, perché la parola dice. Amore mio, Gesù ha detto, sta scritto, ma io vi dico. E non è una cosa che dice Babbo Mario, è una cosa che ha detto il capo della Chiesa, il Signore, il Figlio di Dio, il creatore dell'universo. La parola si è fatta carne, non carta, ed ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Vi prego, non limitate l'immensità della parola di Dio a un migliaiaccio e mezzo di pagine stampate, tradotte e ritradotte da uomini in dozzine e dozzine di versioni, talvolta contrastanti l'una con l'altra e a dir poco imbarazzanti nelle loro diversità. No, la Bibbia è la parola di Dio in formato fisico e naturale, ok? Ma Gesù Cristo è la parola di Dio in formato divino e spirituale. Ciò non toglie chiaramente l'importanza della scrittura, in quanto Dio ha preservato il suo pensiero proprio in quel modo. Non avremmo potuto conoscere Dio, le cose di Dio, se non ci fosse stato appunto questo libro, o questo anche a parte il libro, perché dal 1455, dove è venuta la prima stampa, in poi, fino all'800, 900, nel 900 incominciava quasi ogni famiglia ad avere una Bibbia, ma per i primi 19 secoli non c'era la Bibbia. E come quando si riunivano nelle case a fare la chiesa, la cena del Signore, non potevano dire aprite la Bibbia alla lettera dei Corinzi, perché la lettera dei Corinzi non c'era, non avevano la Bibbia, non esisteva un compendio delle scritture, non esisteva. Quindi per 1800 e passa anni il messaggio è stato portato di bocca in bocca. La parola di Dio per 1800 passa anni non è stato un libro, ma è stato un messaggio. E quindi, ripeto, ciò non toglie l'importanza della scrittura, in quanto Dio ha preservato il suo pensiero proprio in quel modo, così che noi potessimo sentire la sua voce. Ma facendo eco alle parole di Paolo in 2 Corinzi 3,6, non dimentichiamoci mai che la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Tutti stiamo guardando ciò che sta succedendo in Israele e nel Medio Oriente. Perché? Perché ci sono due libri diversi. Perché gli ebrei hanno la Torah e gli iraniani hanno il Corano. La lettera uccide. E senza andare in un altro libro, rimaniamo pure nella Bibbia, i cattolici hanno la loro Bibbia e i protestanti hanno la loro. E se vuoi vedere odio, veramente, vai un attimo nell'Irlanda del Nord e parla fra protestanti e cattolici e vedi un po' che sentimenti che ci sono. Ma non solo lì, da qualsiasi parte tocchi, quando c'è il famoso sta scritto, la Bibbia dice che, la parola di Dio dice che, il momento che senti quello,
sei cotto, sei fatto, puoi anche ritirarti, perché intanto non c'è modo di penetrare quelle fortezze religiose che sono state costruite in decenni, se non in secoli, di mattoni messi sopra uno sopra l'altro, quello che ha detto il nonno, quello che ha detto lo zio, quello che ha detto la mamma, il pastore, l'anziano, l'apostolo tal dei tali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, anche Gesù stesso con le sue parole ha detto in Giovanni 10:27: le mie pecore ascoltano la mia voce. Non ha detto leggono il mio libro. Ascoltano la mia voce. Io le conosco e adesso mi seguono. Statemi a sentire, la parola di Dio è l'espressione del suo cuore. Il suo divino verbo, il respiro di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non è un libro. Immaginate questo, immaginate che Dio voglia trovare una parola degna di contenere il suo pensiero, il suo messaggio finale, eterno, completo, più intimo per l'umanità. Dio inquadra questo pensiero non in un'antica lingua di uomini o di angeli da essere scritta su fogli di carta o frammenti di papiro, ma la inquadra in un vaso di terracotta che si chiama Gesù, il Verbo incarnato, colui che dona l'espressa immagine del Dio invisibile o della persona umana. L'ultimo Adamo, il figlio dell'uomo. Adesso ascolta, ti prego. La parola di Dio non è una descrizione, ma è una impersonificazione. Spero che sia una parola giusta. Impersonificazione, non è una descrizione ma una impersonificazione, non è un libro ma un'incarnazione, non è una parola ma è un messaggio, e non è neanche un manuale per la gestione del peccato o per il miglioramento personale, per poter riuscire a migliorare la nostra relazione con Dio, ma una rinascita completa, perfetta e eterna a nuova vita, che esprime la rappresentazione della persona di Dio in ognuno di noi. Questa è la parola. Gesù Cristo. Cristo in me, la speranza della gloria. E lo so che siamo stati indottrinati, la parola giusta, indottrinati, proprio con l'idea che questo libro è sacro, non lo puoi toccare, non lo puoi contestare, non lo puoi... No, il libro non è sacro, il libro non è sacro. Lo spirito dell'autore di questo libro è sacro. E ora, con ogni definizione di velo rimossa, possiamo guardare Dio come in uno specchio, scoprire la nostra vera identità e celebrare la nostra completa approvazione in Lui. Perché? Perché la parola ci rappresenta. Noi siamo Cristo, la parola, nella parola. Ecco perché la natura della parola vivente, quella con la P maiuscola, è incredibilmente chiara nel linguaggio ebraico e descrittiva della sua principale funzione. Troviamo la parola Yeshua, la bellezza di 77 volte nel Vecchio Testamento. Questa parola vuol dire salvezza. Parola che è unita al tetragramma Jehovah, YHWH, ci dà il nome ebraico di Gesù, che è Giosuè, Yeshua, la parola di Dio. Ecco che tutto a un tratto possiamo capire il cuore, la natura, il compito della parola di Dio, salvare. Questo Yeshua vuol dire salvezza. Yeshua vuol dire Geova o Jehovah salva. E lì dentro, nel nome di Gesù, c'è tutta la natura della parola di Dio. La parola di Dio salva, e nel concetto di salvare c'è il concetto di salvezza temporale e eterna. Salvezza temporale, salvezza nel senso di protezione, nel senso di chi
chi resisterà fino alla fine sarà salvato, no? Il famoso versetto, ecco, marchiò, perché vedi, allora vuol dire che se non resisti perdi la salvezza. No, perdi la salvezza temporale, la protezione, in altre parole ti arriva una pietrata in testa, quando stava parlando Gesù della distruzione di Gerusalemme. Quindi non c'entra niente con la salvezza eterna. La salvezza eterna è intoccabile perché è eterna. Comunque, nel concetto di salvare, appunto, c'è la salvezza temporale, c'è la salvezza eterna, c'è la liberazione, c'è il benessere, c'è la prosperità, c'è il riscatto, c'è la vittoria. Questi sono tutti concetti che fanno parte di questa parola Yeshua. Yeshua, che vuol dire salvare, che vuol dire salvezza. Yeshua, salvezza. Che nel greco, nel Nuovo Testamento, è la parola soteria. Tant'è vero che Gesù Cristo è il soter, il salvatore. E questa è la parola di Dio con la P maiuscola. Gesù Cristo che salva, che libera, che redime, che dà benessere, prosperità e vittoria. Se la parola con la P minuscola non replica quello che la parola con la P maiuscola fa, c'è una discrepanza che deve essere investigata. La parola deve salvare qualcosa o qualcuno. Deve, perché quella è la natura di Yeshua. È la natura della vera parola che è il Figlio di Dio. 2 Timoteo 3, 16 e 17 dice che tutta la scrittura, nota bene, non Gesù, qui sta parlando di scrittura, ok? Tutta la scrittura è divinamente ispirata, parola bellissima, teanustos, che vuol dire teos, pneuma, che vuol dire letteralmente il soffio, l'alito di Dio, letteralmente soffiata da Dio, teanustos vuol dire soffiata da Dio, ispirata, soffiata da Dio. Vi ho spiegato varie volte che il nome Yahweh è proprio il respiro, è tutto basato sull'H che è alito, che è respiro, il respiro che entra in Dio, che esce fuori e che entra nell'uomo, ed è la rivelazione della parola, ed è quel respiro, quell'alito che Dio ha messo in Adamo quando aveva questo pupazzo d'argilla davanti che aveva formato con le sue mani, e tutto un tratto ha soffiato nelle narici, come dice la scrittura, ma non l'ha gonfiato come un palloncino, ha soffiato dichiarando, come ha dichiarato tutte le altre cose, che la luce sia, eccetera, 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 ha dichiarato Adamo vivi. E la vita è uscita da lui in questo theanustos, soffio di Dio, ed è entrata in Adamo e ha prodotto quello che la parola doveva produrre. Quindi è ispirata, è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere, a correggere, a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Anche nell'insegnamento, nella correzione, nella istruzione, la parola salva, nel senso che ci aiuta a completare all'esterno ciò che la parola con la P maiuscola ha già conseguito all'interno. Quante volte ho spiegato che la disciplina, mi sembra che l'ho messo appunto un post ieri, la disciplina di Dio non è una punizione per il passato, ma è un insegnamento, un ammaestramento, un addestramento per il futuro. La disciplina di Dio è discepolato di Dio, è la stessa parola, è il camminare insieme, è il parlare, è il mostrare, il rivelare, il dimostrare, qualche volta anche lo sculacciare se c'è bisogno, ma la disciplina di Dio, ma che ben venga la disciplina di Dio, perché tutti noi, io senz'altro, voglio fare quello che mio padre vuole che faccia, perché voglio che la sua parola mi guidi di fuori come la sua parola con la P maiuscola mi guida di dentro. Gesù Cristo salva il nostro spirito completamente una volta per sempre al momento della conversione.
la scrittura si affianca a Cristo e giorno dopo giorno ci salva portando il soffio di Dio, la rivelazione del suo pensiero che è contenuta in ogni parola come in un recipiente che versa il suo contenuto in un altro recipiente. La parola è un recipiente di vita che versa la sua vita dentro di te quando glielo lasci fare. Ma la parola con la P maiuscola è il Figlio di Dio, è Gesù Cristo, è dentro di te, non è il libro, non è un libro, ok? Chiudo con questa allegoria. Matteo 17, Matteo 17, dall'1 al 3. E dice questo: sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. Angelina, sei sempre lì che mi sta guardando, Giuseppina, sei sempre lì che mi sta guardando, ti ricorderai quando siamo andati sul monte Tabor, e ho parlato appunto di questo. Questo è il monte Tabor dove c'è appunto la famosa trasfigurazione. E li condusse sopra un altro monte, Monte Tabor, in disparte, e fu trasfigurato, metamorfeo, trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, luce assoluta, sia nel corpo che nel viso. È proprio è l'immagine della parola. Vi ricordate quando dice che lui si presenta sul cavallo bianco e ha un nome che nessuno conosce, solo lui, perché solo Gesù Cristo conosce il significato della parola di Dio, e dalla sua bocca esce una lama a doppio taglio, una spada, e quella è la luce della parola che esce dalla parola e entra nella tua vita, attraverso le orecchie, entra nel tuo cuore, nel tuo spirito, e porta la luce, la rivelazione, la luce della vita. Ecco, Giuseppina, che mi ha detto, ricordo benissimo. Se non distruggono tutto, magari organizziamo un altro viaggio, dai. Prima che torno a casa. Alright, va bene. Quindi, allora, Matteo 1, dai. E fu trasfigurata la loro presenza, la sua faccia risplendente come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco che apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Oh, Mosè è l'ombra, la rappresentazione, la figurazione della Torah. Mosè rappresenta la legge. Elia, il profeta, Elia è il maggiore dei profeti, rappresenta i profeti. E a quei tempi la Bibbia non era chiamata Bibbia, ma era chiamata la legge e i profeti. Il concetto che noi abbiamo dal Vecchio Testamento per l'ebreo era la legge e i profeti, Mosè ed Elia. Quindi è come se si fosse presentato questo Vecchio Testamento, la Bibbia, il Vecchio Testamento, le scritture, a fianco di Gesù, uno a fianco di Gesù. E Pietro, come al solito, perché Pietro non se ne sta zitto, cosa dice? Pietro allora, prendendo la parola, che bello, io amo Pietro, prendendo la parola disse a Gesù: Signore, è bene che noi stiamo qui. Se vuoi faremo qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire, sì, vabbè, tu sei la parola, però c'è anche la legge. Però ci sono anche le profezie, ci sono anche quelli che shanda shanda rababondro mokobo bossa babanda e arrivano le profezie, eccetera, eccetera, no? E poi c'è la Torah. C'è la legge, quindi non c'è nella mentalità del cristiano medio, non c'è soltanto la parola Gesù Cristo, c'è anche la legge e c'è anche la profezia. Quindi ecco Pietro che dice: costruiamo qui tre schenei. Schenei è traduzione letterale è tabernacolo, un tabernacolo, un'abitazione, no? Ne facciamo una per te, una per la legge e una per le profezie. State a sentire cosa dice Dio, che appare mentre gli parlava ancora. Ecco, una nuvola luminosa li adombrò
Immaginatevi che questa nuvola era così luminosa che riuscì quasi ad adombrare anche la figura di Cristo, che era così luminosa, riuscì a sopraffare quasi quella luminosità, perché questo è Dio Padre che appare. Appare chiaramente, Dio è uno spirito, per cui non appare, ma come luce, e dice, stasse a sentire, ed ecco, si udì una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio amato figlio. Questo è il mio amato figlio, e questa è la dichiarazione di Dio su Gesù ogni volta. Non è il mio figlio, è il mio amato figlio, in cui mi sono compiaciuto. E poi viene una parola interessantissima, la parola ascoltatelo, che nel greco originale akouete, che è un presente attivo imperativo, seconda persona, cioè Dio dice: vi comando di ascoltarlo, presente adesso e continuamente attivo, imperativo, vi comando di ascoltarlo adesso e per sempre. Che cosa? La legge e la profezia? No, mio figlio, la parola. Ascoltate lui, trasferisci, amore mio, trasferisci l'attenzione, l'amore, l'intimità dal libro alla persona. E lascia che quella meravigliosa persona che si chiama la parola di Dio usi questo meraviglioso libro per salvare, liberare, dare benessere, prosperità, riscatto e vittoria. Spero di esservi stato utile, un abbraccio, ci sentiamo venerdì. Ciao a tutti.